Lotta fino all'ultimo minuto, ma alza bandiera bianca all'Avezzano, che esce sconfitto 3-2 dallo scontro diretto del Morgagni. Torna la vittoria il Forlì a distanza di 2 mesi esatti, l'ultimo successo a metà gennaio sul campo del Pineto. Una partita che sta di occasione sciupata per i marsicani, trovatisi in vantaggio in apertura ma incapaci di costruire sul gol di Samb il resto della partita. Alla fine a fare la differenza è stata la voglia di un Forlì che era quasi all'ultima spiaggia. Con la vittoria rispetto alla gara vinta col Sant'Arcangelo, conferma Grazioso e lancia dal primo minuto di Renzo e Samb per Dosa e Bruni. Campedelli invece lascia in panchina Ambrosini e Del Sante. Come detto, pronti via e l'Avezzano va in vantaggio. Secondo minuto, Possenti, schierato nella difesa 3 forlivese, si fa sorprendere da Fallu Samb, che prende poi d'infilata Brunetti e insacca il pallone dello 0-1. Terza rete in campionato per l'attaccante senegalese. Purtroppo per i biancoverdi la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Dopo un paio di tentativi di Benedetto, al 14esimo il Forlì pareggia. Proprio Possenti lancia un Di Benedetto attivissimo sulla corsia di destra. Cross perfetto per l'incornata vincente di Graziani, 1-1 con un centro di testa di uno dei più piccoli in campo. Il centravanti biancorosso peraltro è scatenato e già dopo 2 minuti va vicino al raddoppio, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Avezzano in sofferenza contro un Forlì che continua a spingere e che a metà tempo trova il gol del sorpasso. Al 23esimo su angolo battuto da Mazzotti, Cortesi salta più in alto di tutti e batte Sinato. Forlì 2, Avezzano 1. È il momento decisivo del match perché i marsicani continuano a sbandare e concedono in maniera inopinata il terzo gol alla squadra di Campedelli. Una rimessa laterale, all'apparenza innocua, arriva in realtà dalle parti di Graziani, che sfrutta il regalo della difesa bianco-verde e con una rovesciata dalla corta distanza brucia Sinato. Solo un infortunio, un risentimento muscolare, pone fine alla gran prima parte di gara di Graziani, che al 33esimo viene avvicendato da Ambrosini. L'Avezzano rientra negli spogliatoi frastornato, ma ha ancora la forza di colpire a freddo gli avversari a inizio di frazione. Leo Grazioso al 3° minuto mette in mostra le sue qualità balistiche e dai 25 metri sorprende Mordenti e riapre la partita 3-2. Un minuto dopo Ambrosini conclude da posizione defilata, Sinato c'è. L'Avezzano ci prova di nuovo dalla lunga distanza, sempre con Grazioso che tenta di nuovo con il suo sinistro, ma non inquadra il bersaglio grosso al 12esimo. Al 15esimo è il turno di De Rocis, ma nulla da fare. Colavitto cerca forze fresche per entrare meglio tra le maglie del Forlì, dentro Dosa, Bruni e Conti per Di Renzo, Samba e De Rocis, ma l'Avezzano fa fatica ad avvicinarsi dalle parti di Mordenti. Anzi, è Sinato ad evitare il poker forlivese, in particolare alla mezz'ora sul tiro di Cascione. Inutile il forcing finale, l'Avezzano non riesce a rimontare e soccombe. Da domenica la corsa salvezza riprenderà, quando al De Marsi arriverà una Jesina quasi salva, ma non per questo avversario comodo. Gara da non fallire.